Bentrovati con le informazioni di Termoli.tv. Ancora lavoratori Carrefour che tornano a parlare, questa volta chiedono l'intervento della regione e si scagliano contro la proprietà. Ci boicottano, ma sentiamo. Ancora affari accesi sulla vicenda dei lavoratori Carrefour di Termoli, che anche questa mattina sono tornati a far sentire la propria voce davanti il comune. Una protesta che questa volta è stata rivolta in particolar modo contro la proprietà del centro commerciale. Ad oggi, infatti, hanno affermato i lavoratori, ancora non abbiamo mai avuto un incontro o un dialogo diretto con la proprietà del centro commerciale. Ma fa scaturire ancora di più la rabbia dei dipendenti e soprattutto il fatto che all'interno dell'ultimo tavolo tecnico in comune sarebbero state avanzate delle proposte concrete da parte non solo degli stessi lavoratori, ma anche delle categorie di settore, che però non possono trovare nessuna conferma proprio a causa della mancata presenza della proprietà. Ci si chiede infatti se a questo punto la proprietà abbia effettivamente voglia di risolvere questa situazione o meno. Intanto il presidio dei dipendenti del Carrefour non si fermerà, anzi si evolverà. Abbiamo intenzione di continuare a protestare e lo faremo in diversi luoghi, non solo più in comune, hanno detto. Inoltre chiediamo un immediato intervento da parte della regione Molise affinché si interessi concretamente al problema. Situazione molto critica al comune di Termoli per la questione Carrefour. Ci troviamo ormai a distanza di 15 giorni dal consiglio monotematico sulla vicenda a non aver nessuna soluzione. Non è stato assolutamente chiarito l'aspetto del perché la società del San Nicola, che gestisce il San Nicola nella sua interezza, continua ad essere assente. La regione Molise adesso deve fare la sua parte e convocarci nella maniera più veloce possibile per fare il punto della situazione. Il centro commerciale San Nicola sta morendo, ormai è un passo dalla morte, e oltre a questi 80 lavoratori che esercitavano la loro professione all'interno del Carrefour, ricordiamo che ce ne sono circa lo stesso numero che lavorano presso il San Nicola come centro commerciale e che da qui a poco, se non viene trovata una soluzione immediata, vedranno perdere il loro posto di lavoro. Angelo Percopo, direttore generale dell'ASRM, è stato rimosso dal suo incarico e al suo posto subentrerà Carmine Ruta. La notizia è stata divulgata nella giornata di ieri. Proprio il commissario ad acta Filippo Basso e il subcommissario Nicola Rosato hanno sottoscritto tale provvedimento. Percopo, da parte sua, ha criticato le modalità che sono state adottate nei suoi confronti per la sospensione. Falsi alimenti biologici, l'Italia al setaccio, sequestri anche a Termoli, indagati 23 persone, ma sentiamo il servizio del nostro direttore Andrea Nasillo. I numeri dei sequestri sono spaventosi: 1500 tonnellate di mais ucraino falsamente certificato come biologico e 30 tonnellate di soia indiana lavorata contenente in parte pesticidi, il tutto destinato all'industria dei mangimi. Le fiamme gialle hanno scoperchiato un pentolone mastodontico. Gli alimenti contraffatti sono stati sequestrati nelle Marche, in Emilia-Romagna, Sardegna, Abruzzo e Molise. A Termoli, nello specifico, hanno operato in primis la Guardia di Finanza di Pesaro e l'Ispettorato Repressione e frodi del Ministero delle Politiche Agricole. L'operazione prende il nome di Green War, in azione anche le fiamme gialle di Termoli. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pesaro, ha portato a numerose perquisizioni a carico di operatori del settore dei prodotti da agricoltura biologica che importavano dalla Moldavia e dall'Ucraina, granaglie destinate al comparto zootecnico e in taluni casi all'alimentazione umana, in particolare soia, mais, grano tenero e lino, falsamente certificate come bio, ma in realtà non conforme alla normativa comunitaria e nazionale. C'è di più: le produzioni agricole certificate come biologiche erano di fatto ottenute con elevato contenuto di organismi geneticamente modificati o contaminate da agenti chimici vietati nell'agricoltura biologica. L'illecito sistema è stato posto in essere da società nazionali che avevano la gestione finanziaria e il controllo di aziende operanti in Moldavia e Ucraina, nonché degli organismi preposti alla certificazione dei prodotti. In particolare, le suddette società, per sottrarsi al sistema di controlli, provvedevano allo sdoganamento delle merci a Malta presso una società gestita da personale italiano, per poi destinarle in Italia. In un'occasione i prodotti agricoli hanno viaggiato su gomma e sono transitati presso la dogana di Trieste e Fernetti. 23 le persone indagate a vario titolo con l'accusa di associazione a delinquere per la frode in commercio, coinvolte anche una decina di società, tra cui quelle moldave e ucraine, che curavano l'approvvigionamento delle granaglie, e gli enti di certificazione e analisi dei prodotti con sede a Fano e Sassari, di cui dovranno essere accertati ruolo e responsabilità. Servizio idrico pubblico a Termoli, perché è possibile? Questo è il nome dell'incontro che si è tenuto ieri pomeriggio presso il cinema Sant'Antonio.
In sala presente un folto pubblico, tra cui diversi consiglieri di minoranza del comune di Termoli, il presidente del consiglio, Alberto Montano, l'assessore all'ambiente, Augusta Di Giorgi, e componenti della fondazione Lorenzo Milani. Il percorso compiuto a Termoli parte nel dicembre del 2012 con un incontro all'Officina Solare Gallery, dove viene chiesto che il comune si attivi per rendere il servizio idrico di nuovo pubblico e l'assessore Di Giorgi ha assicurato il suo impegno. Dal 1 gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo tributo sui rifiuti e servizi, la TARES, che sostituirà le precedenti tipologie di prelievo. La TARES dovrà essere corrisposta da chiunque possegga, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Consapevoli delle forti criticità che si andranno a generare per le piccole e medie aziende del Molise dal momento in cui i comuni applicheranno il tributo, la Confcommercio ha ritenuto opportuno avviare una serie di azioni volte a salvaguardare gli interessi delle imprese rappresentate. Domenica 14 aprile alle ore 11 presso il Cinema Oddo di Termoli, il Rotary Club inaugurerà la manifestazione per la consegna del 26esimo premio Alfredo D'Andrea, intitolato alla solidarietà umana. Emilio Travaglini saluterà tutti i convenuti e accoglierà i vari ospiti, dando il via alla cerimonia. Farà seguito la consegna della statuetta in bronzo al club proponente il vincitore. Alle ore 12.20 Gianni Gasbarrini Fortuna relazionerà sul tema «La vera felicità è aiutare gli altri». Alle ore 12.45 ci sarà la premiazione del pensionato emerito. Domani alle ore 11 presso la Galleria Civica di Termoli si svolgerà la conferenza stampa per la rappresentazione del Raduno Nazionale Federazione Italiana Washu Kung Fu. Dal suddetto raduno il direttore tecnico Salvatore De Gregorio selezionerà gli atleti che rappresenteranno l'Italia ai prossimi giochi del Mediterraneo che avranno luogo in Libano nelle giornate del 28, 29 e 30 giugno del 2013. Bene, questa era l'ultima notizia per voi, vi ricordiamo che se avete segnalazioni potete scriverci all'indirizzo mail redazione@termoli.tv. Grazie per la cortese attenzione e buona giornata!